Festa della Repubblica, l'insegna della sobrietà in cortile degli Svizzeri, forze dell'ordine, autorità e associazioni hanno celebrato il 2 giugno pensando all'Emilia. Gli automobilisti lucchesi non amano la cintura di sicurezza, 12 quelli sanzionati ieri dalla polizia stradale nel corso dei controlli lungo la Via Pisana. Primo matrimonio con testimone della coppia, il cane Milo, il meticcio di 15 anni, sarà il primo ad essere iscritto nell'albo degli animali di famiglia. A Porcari le Final Four Under 14 Elite regionali, in gara le migliori squadre toscane di basket giovanile, domani le finali. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione in diretta su Di Lucca. In apertura del nostro telegiornale questa sera parliamo ovviamente della Festa della Repubblica. Quest'oggi, sabato 2 giugno, il nostro paese ha infatti festeggiato la Repubblica Italiana e andiamo quindi a vedere nel nostro primo servizio qual è la cerimonia che è stata organizzata a Lucca. Vediamo. 1946. Il 2 e il 3 giugno si tenne il referendum istituzionale indetto a suffragio universale con il quale gli italiani venivano chiamati alle urne per esprimersi su quale forma di governo, monarchia o repubblica dare al paese in seguito alla caduta del fascismo. Dopo 85 anni di regno con 12.718.641 voti, l'Italia diventava repubblica. Il 2 giugno l'Italia celebra quindi la nascita della nazione e lo ha fatta anche oggi in un sabato dal cielo grigio. Grigio come la sfumatura che quest'anno ha caratterizzato il 66° anniversario della Festa della Repubblica. Troppi problemi, troppe le disgrazie che l'Italia sta passando, dalla crisi del lavoro al grave sisma che ha colpito l'Emilia, causando 17 vittime. L'Italia ha festeggiato, ma lo ha fatto in modo sobrio, senza cavalli o frecce tricolori. Nella nostra provincia, luogo clou dell'evento, il capoluogo, in cortile degli Svizzeri, alla presenza del prefetto Alessio Giuffrida, del presidente della provincia di Lucca Stefano Baccelli e del sindaco Alessandro Tambellini, si è tenuta la consueta parata delle forze dell'ordine, cui ha fatto seguito la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il prefetto ha poi salutato i presenti e consegnato le onorificenze e le medaglie d'onore. Al termine, dopo gli onori finali, è stata deposta una corona d'alloro presso il monumento ai caduti in piazza 20 settembre. Alla manifestazione hanno partecipato anche le associazioni combattentistiche, patriottiche d'arma e la fanfara provinciale dei bersaglieri di Lucca. Le celebrazioni della Festa della Repubblica sono poi proseguite nel pomeriggio sia a Lucca con un concerto sempre in cortile degli Svizzeri, sia a Capannori ad Altopascio con concerti delle corali del posto. E adesso nel prossimo servizio il bilancio dell'attività svolta ieri sera dalla polizia stradale lungo la via Pisana Vecchia a Lucca. Sentiamo. Inizio di giugno amaro per diversi automobilisti. 23 le infrazioni totali con una decurtazione di 51 punti complessivi, quelle contestate dalla sezione Polizia Stradale di Lucca diretta dal comandante Marco Tangorra nella serata di venerdì lungo la via Pisana Vecchia, strada tristemente nota per luttuosi accadimenti infortunistici ove insiste il limite di velocità di 50 km orari. I controlli di legalità mirati al rilevamento del superamento dei limiti di velocità, corretto uso dei sistemi di ritenuta e rispetto della segnaletica stradale al fine di garantire maggiori ed elevati standard di sicurezza sulle arterie stradali hanno fatto emergere che l'infrazione che gli automobilisti commettono per la maggiore è quella del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. 12 le sanzioni elevate. 2 le multe elevate invece per il mancato rispetto dell'articolo 142,8, ovvero velocità tra i 10 e non oltre i 40 km orari rispetto al limite imposto, e altrettante le sanzioni elevate per altre infrazioni. Nel corso dei controlli e dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini che denunciavano lungo il tratto di via Pisana in cui persero la vita proprio i giovanissimi Andrea e Federica,
la presenza di auto parcheggiate in divieto di sosta, la stradale ha effettuato un sopralluogo di controllo, riscontrando ben 7 infrazioni. I divieti di sosta, con la rimozione coatta per 2 auto o veicoli, sono stati applicati in prossimità di un locale ricettivo della zona, in considerazione del fatto che la loro inadeguata posizione sulla carreggiata creava notevole pericolo ed intralcio per la circolazione stradale. I controlli proseguiranno con sistematicità. Una bella notizia per la nostra sanità. Francesco Bovenzi, direttore della cardiologia dell'ospedale Campo di Marte di Lucca, ha assunto oggi formalmente l'incarico di presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri in occasione del 43° Congresso Nazionale di Cardiologia che si è tenuto a Firenze. Questa nomina assume un forte significato per la comunità lucchese, in quanto Bovenzi è a capo della più grande associazione di cardiologi ospedalieri presente in Europa, con ben 5.600 cardiologi iscritti. E adesso ci spostiamo in piazza Anfiteatro, dove quest'oggi si è tenuto uno spettacolare flash mob per presentare Lucca For You. Sentiamo di cosa si tratta da Lodovico Poschi. Con Leandro Tinti parliamo di questa iniziativa che si chiama Lucca For You, che oggi vede il suo battesimo ufficiale. Lucca For You è un'applicazione, un applicativo che è destinato ai telefoni di nuova generazione, i cosiddetti smartphone. Sì, è destinato ai telefoni di piattaforma iOS, quindi iPhone ed Android. È una piattaforma totalmente gratuita, può essere scaricata sia nelle piazze con free internet e andare direttamente nello store, quindi o nell'Apple Store o nell'attuale Google Play. Quindi verrà piano piano verrà integrata da varie altre applicazioni. Allora, sostanzialmente il cittadino o il turista, utilizzando questa applicazione, entra in un circuito virtuale dal quale può attingere notizie. Allora, diciamo, allo stato attuale è divisa in 3 la guida di Lucca, c'è tutto il programma del Summer Festival, in più c'è la sezione media dove si può vedere, cliccando con un clic si può vedere la televisione in diretta. E andando in guida di Lucca, quindi potremo trovare i vari servizi, quindi da bar, ristoranti, alberghi e tutti gli altri servizi che servono sia al turista che al non. Chi la scaricherà naturalmente avrà la possibilità nelle varie future di poter usufruire anche di vari altri servizi che verranno integrati. Bene, allora oggi è la presentazione ufficiale, sì. Qui vedete al centro della piazza questo labirinto che è un po' sì. Il leitmotiv di questa, sì. Di questa vostra applicazione, sì. Tant'è che vedete anche il logo che portiamo sulle nostre maglie, l'abbiamo voluto sfoggiare, è proprio questo Lucca for 4, quindi 4. Questo 4 e questo labirinto. L'applicazione è in onda da oggi, online da oggi. È online da oggi, quindi per le varie persone che vogliono avere un contenuto, un nuovo contenuto magari sul loro proprio telefonino, possano andare anche direttamente su luccaforyou.com e da lì possano scaricare direttamente questa guida. Bene, non dimenticate, Lucca For You. E mercoledì sera alle 19.30 sulla nostra emittente andrà in onda uno speciale proprio dedicato a Lucca For You, in cui sarà possibile anche tramite riprese aeree vedere appunto dall'alto questo labirinto che è stato creato quest'oggi in piazza Anfiteatro. Proseguiamo con il nostro telegiornale, una simpatica notizia di colore. Oggi alle ore 18 in piazza Carrara, nel centro storico di Monte Carlo, si è sposata la prima coppia che ha scelto l'opzione offerta dal comune di far presenziare alla cerimonia di matrimonio il proprio animale domestico, nel caso il proprio cane Milo. Il meticcio di 15 anni color beige sarà quindi il primo ad essere iscritto nell'albo degli animali di famiglia. E da Monte Carlo torniamo a Lucca e andiamo a vedere le immagini della mostra inaugurata quest'oggi e dedicata all'ex ciclista ed ex pedale lucchese Antonio Poli. Il servizio. Una galleria di foto per ricordare un uomo simbolo delle due ruote lucchesi. Taglio del nastro al portone dei Borghi per la mostra dedicata all'indimenticato Antonio Poli.
in gioventù un ottimo ciclista che poi, appesa la bici al chiodo, ha svolto la propria attività sia sportiva che lavorativa sempre in piazza Santa Maria, dove era conosciuto ed apprezzato da tutti grazie al negozio tutt'oggi esistente, punto di riferimento per i professionisti e non solo della bicicletta. Dopo la mostra dello scorso anno dedicata a Bartali e Coppi, l'associazione Porta di Borgo, presieduta da Simonetta Simonetti, ha quindi voluto quest'anno ripetere l'iniziativa, dedicando però la mostra ad un cittadino lucchese, ovvero quell'Antonio Poli di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. All'inaugurazione della mostra, in cui sarà possibile ammirare foto che ritraggono Poli dagli anni 30, all'inizio della carriera ciclistica, fino agli anni 70, in cui era dirigente del pedale lucchese, ha preso parte la sorella Nina Poli, classe 1922, oltre alle autorità cittadine e provinciali e alcuni personaggi sportivi e non, che sono stati legati a Poli e alla sua famiglia. La mostra, organizzata con la collaborazione del pedale lucchese Poli, è stata possibile grazie all'apporto del comune della provincia di Lucca e al contributo della fondazione della Banca del Monte di Lucca. E ci spostiamo a Villa Bottini, dove oggi si è svolto il Gran Ballo ottocentesco a cura della società di danza con il patrocinio del comune di Lucca, una vera e propria ricostruzione di una festa da ballo di metà Ottocento con un alternarsi di diverse forme di danza eseguite da danzatori in abito d'epoca della società di danza di Lucca, Pisa, Livorno e diversi altri circoli della società di danza di altre città italiane. Le danze ottocentesche sono state ricostruite con un'accuratezza filologica sulla base dello studio dei manuali del tempo, secondo il lavoro di ricerca storica della società di danza. Le danze hanno compreso valzer figurati, quadrilli, contraddanze, mazurche figurate e galoppe. E adesso spazio all'Agility Dog, ci spostiamo a San Pietro a Vico, dove quest'oggi si sono svolte le premiazioni delle ragazze selezionate per i mondiali Under 18. Vediamo. Passi sempre più in avanti per il Lucca Agility del vice allenatore nazionale Maurizio Del Greco. Tra le ragazze lucchesi selezionate per i mondiali Under 18 che si svolgeranno dal 13 al 15 luglio in Austria e premiate in questo sabato di festa al Parco Cinofilo Lucchese di San Pietro a Vico. Ad ottenere un riconoscimento Sara Casini e il suo cane Ciro, un border collie, Giulia Loi con Emmy, un barbone nano e Giulia Ghiri con il suo Jack Russell chiamato Lady Gaga. Ad essere premiata anche Sara Casula, che con il suo meticcio Squeaky è stata selezionata per il quarto anno consecutivo per la nazionale IMCA, che vedrà partecipare a mondiali in Belgio oltre ai cani meticci le persone diversamente abili. Sara e Squeaky sono campioni olimpionici, europei e mondiali 2010. Faccio parte della Lucca Agility Dog da ben più di 7-8 anni. È uno sport molto divertente in cui appunto cerchiamo di lavorare con il cane, di farlo divertire soprattutto e di divertirci anche noi. Presente alla premiazione anche il neosindaco Alessandro Tambellini, che ha espresso parole di gratitudine verso il Lucca Agility. Mi sembra che questi ragazzi abbiano fatto un lavoro straordinario, perché hanno recuperato largamente questo campo, che viene destinato a un'attività importante che richiama tante persone, che vede in campo gli animali, è un'attività che è dettata dall'amore per gli animali, quindi non può essere altro che una cosa buona. E adesso una breve sigla e poi la nostra pagina sportiva. Ben ritrovati con la pagina sportiva. In primo piano il rugby, tra gioco, divertimento e un terzo tempo gustoso, è andato in scena quest'oggi all'Acquedotto il primo torneo Città di Lucca. Vediamo. Un sabato speciale, quello di oggi, per il Rugby Villaggio Lucca, che si è congedato dai propri tifosi dopo una stagione importante che ha visto i biancorossi trionfare in campionato e centrare la finale di Coppa delle Province, ospitando il primo torneo di rugby Città di Lucca, riservato alla categoria Under 25.
Diversi tifosi accorsi all'acquedotto per assistere alla manifestazione che si è protratta per tutta la giornata. Al mattino le 8 squadre partecipanti, suddivise in 2 gironi, si sono affrontate nelle fasi eliminatorie. Nel pomeriggio invece, a partire dalle ore 15, si sono disputate le finali per il primo, terzo e quinto posto. Una bella giornata di festa quindi, caratterizzata anche nella pausa pranzo da un bel terzo tempo, ovvero un ricco buffet per tutti i partecipanti, ma non solo. Il torneo ha avuto infatti anche degli importanti aspetti tecnici. Per l'occasione tutte le squadre hanno testato i propri elementi più giovani in vista della prossima stagione. Per la squadra di casa poi è stato l'ultimo test prima della finalissima di Chianciano contro Firenze. E adesso il basket con 2 giorni delle Final Four Under 14 Elite regionali che hanno preso il via questa mattina al palazzetto di Porcari. Vediamo. Weekend all'insegna del basket a Porcari. Questa mattina al palazzetto di Via Cavani stanno infatti preso il via le Final Four Under 14 Elite regionali di basket. La manifestazione ospitata dall'ASD 55016 Gladiatorius Basket Porcari, che da solo 2 stagioni svolge attività sportiva con ottimi risultati, vedrà scontrarsi le migliori squadre toscane Under 14 che si sfideranno per determinare chi sarà la migliore di questa stagione agonistica. A scendere per primi sul parquet di gioco alle ore 10 l'Under 14 Elite, che poi ha riaperto la sessione pomeridiana alle ore 16. Alle 12 e alle 18 a giocare davanti al caloroso pubblico sono stati invece gli Under regionali. Domani, domenica 3 giugno, appuntamento invece con le finali. La mattina saranno decretati il terzo e quarto posto, i primi a scendere sul parquet saranno i regionali, mentre il pomeriggio si vivrà il momento clou con la proclamazione della squadra toscana Under 14 regionale ed elite, che meglio ha configurato in questa 2 giorni di puro basket giovanile. Soddisfazione per l'evento è stata espressa dal comitato organizzatore. Per noi è una grande gioia poter ospitare questa importante manifestazione federale. Significa che quanto stiamo facendo ha una valenza per tutto il mondo cestistico della Piana di Lucca, ha affermato la Gladiatorius Basket Porcari. E per questa edizione è tutto, dopo la sigla, le previsioni del tempo, mentre il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta su Di Lucca è per lunedì alle ore 12.50 con il nostro TG Flash e poi la sera puntuale alle 19 con l'edizione della sera. Vi ricordo comunque che tutte le notizie sono visibili anche sul nostro sito internet www.dilucca.it. Grazie per averci seguito, a tutti voi una buona serata e una buona domenica.